Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati su Brawl Stars per andare a giocare un'ora intera con Melody maxata, il nuovo brawler mitico che abbiamo appunto maxato nel video di ieri, dove sono andato a shoppare in primis il pacchetto convenienza di Melody che ce l'ha fatta sbloccare, adesso ci avremo tutti i giorni con le varie ricompense e poi abbiamo sfruttato i nostri punti energia, le monetine eccetera eccetera per sbloccare abilità stellari, gadget, equipaggiamenti eccetera eccetera. Per ora la utilizzerò con queste abilità qui, quindi questa abilità stellare, quest'altro gadget e questi equipaggiamenti. Mi è sembrato davvero un ottimo brawler, ma è un po' particolare da utilizzare, quindi vedremo se ne sarò in grado. Prima di continuare col video, però, ovviamente come al solito vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT, tutto attaccato nello shop di Brawl Stars, fondamentale per supportarmi. Ogni settimana scade, quindi poi lo dovete reinserire anche in tutti gli altri giochi Supercell. Grazie per il cuore a chi lo farà. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto per non perdere tutti i video che stanno uscendo in questi giorni. Tra l'altro ragazzi, anche qui sul primo canale stiamo caricando un botto di contenuti negli ultimi giorni. Ieri è tornato anche Clash Royale in compagnia di Davide Rune, è uscito come secondo video giornaliero in serata, dove abbiamo maxato un sacco di carte. Insomma, sta uscendo un sacco di bella roba, quindi non ve la perdete e lasciate un bel mi piace per supportare Brawl Stars. Allora, nuovo evento, per esempio di sopravvivenza tra 6 ore e 15 minuti, vabbè, comunque lo vediamo qui. Quando segnerà che mancheranno 5 ore e 15 minuti, non potrò più startare partite. Iniziamo proprio da sopravvivenza in solo e come faccio solitamente per questi gioco per un'ora, lo proveremo appunto il nuovo brawler là. Proveremo anzi Melody in tutte le modalità, partendo appunto un attimino dalla sopravvivenza in solo. Allora, siamo capitati in una lobby di bot, penso che fino alle 100 coppe, ma in realtà anche... Ma no, in realtà già dalla prossima partita, se questa la vinciamo bene, dovremmo iniziare a beccare delle lobby normali, diciamo così. Tra l'altro alcuni voi nei commenti mi hanno fatto notare come le note, una volta che tu le sblocchi, non vadano neanche a rompere le scatole tra virgolette ai tuoi colpi. Cioè nel senso, io potenzialmente a un avversario che mi becco a tu per tu posso sia hittarlo con le note che con i miei colpi, quelli base, che invece si devono ricaricare mano a mano. Non è da sottovalutare come cosa. Qualcun altro mi ha scritto sì, Gipro è troppo particolare da usare, le note dovrebbero andare un po' più veloci. Secondo me, potenziando le note da quel punto di vista, la si renderebbe davvero troppo potente. Perché già così, ragazzi, secondo me è davvero forte. Sto Colt ha attentato alla mia vita, Madonna santa. Allora, facciamo un po' così. Mi direte che più che per le note, il problema vero è che ha poca vita. Ha poca vita, ragazzi. Quindi, queste pushate che io sto facendo contro magari dei bot, contro delle persone vere, non lo so quanto riesca poi a portarmele a casa, Cioè, potrebbe essere un pochettino più difficile la situazione. Non lo so. Per quello oggi siamo qui per provarla. Peccato che questo video capita proprio in concomitanza con il mio record di vittorie di fila, perché siamo a 18 e il mio record è poco più di 20, se non sbaglio. Solito star droppino tattico mitico. Attenzione! Come star drop mitico, monete. Benissimo, ne dobbiamo recuperare dopo averne spese tantissime per maxare Melody, che poi voglio fare il video a 100.000 monete per shoppare altre skin argente e dorate, ma poi quella è un'altra storia. Dicevo, ragazzi, il mio record quant'è? 22, quindi siamo molto vicini. Però adesso con questo brawler un po' particolare potrebbe succedere un po' di tutto, anche contro i bot in realtà, quindi vediamo, mi prendo questo rischio, ma il video lo volevo fare, lo dovevamo fare, ormai ve l'avevo anche promesso, quindi va benissimo così. Attenzione. Ok, già mi sembrano dei player veri, ve l'avevo detto ragazzi che già da questa partita avremmo iniziato a beccare player veri. Non solo, abbiamo beccato un'altra Melody, questa cosa mi fa veramente ridere, però dobbiamo stare molto attenti. Allora, io non so se Melody sia un... È mid? È da mid la Melody? Io so solo che il Cordelius è partito già un pochino troppo aggressivo. Vabbè, Cordelius, caro. Ragazzi, è molto difficile gestire le note, È molto difficile gestire le note, perché io stavo cercando di prendere la distanza giusta per gestire le note in modo tale da colpire Cordelius, ma non ce l'ho praticamente mai fatta, Allora, buoni tutti. Raga, il Cordelius è tipo cattivissimo. Raga, me li son fatti tutti! Il problema, raga, è che è difficilissimo da gestire. Ora, ve lo giuro, questa giocata l'ho fatta appositamente. Questa giocata, ragazzi, l'ho fatta di proposito. No, raga. No, non la volevo usare la ulti. Volevo usare il colpo normale. No, raga, l'hanno... Ok, perfetto, l'hanno killato, meno male.
No, raga, ho fatto una pollata incredibile con la ult. Ma mi sono sbagliato, non volevo assolutamente fare quella giocata. Non volevo assolutamente fare quella giocata, ragazzi. Cioè, ci mancherebbe altro. Io volevo usare il colpo normale. Avevamo vinto, ragazzi, se non facevo quella pollata. Aia. 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 No, ragazzi, ha fatto uccidere il chest. Mamma mia, come ci hanno chiuso male. Ed è così che è finita la nostra... il nostro record di vittorie di fila. Perso in questo modo. No, no, dai, dai, dai. Ah, però ne ha presa un'altra Cordelius. Ne aveva prese 10 perché aveva ripreso lo spawn al centro. Peccato, ragazzi, peccato. Vabbè, doveva capitare. Doveva capitare, l'avevamo già detto, quindi va benissimo così. La cosa che mi spaventa un pochino della gestione di Melody è effettivamente il fatto che tante volte la giocata ti sembra quasi casuale. Cioè, è uno di quei brawler che devi usare per talmente tanto tempo per cercare di abituarti alla distanza delle note, la velocità delle note, quando utilizzare il gadget, quanto avvicinarti, quanto rimanere lontano, che insomma la rende davvero molto particolare. Certo, quella giocata che ho fatto io prima, dove mi sono fatto un full team, effettivamente sembrava quasi essere no skill come giocata, perché io ho dovuto semplicemente calcolare un attimo la distanza, mi ci sono messo, ho attivato il gadget e ha fatto tutto da solo. Effettivamente sì, però comunque nella maggior parte delle giocate diventa molto difficile gestirla come cosa. Comunque qua mi si è capitata un'altra partita un po' facilotta. Comunque sì, la vita è pochina. Cioè, voi calcolate adesso, sembra che io ne abbia tanta, ma semplicemente perché i brawler che abbiamo contro e i brawler compagni non sono maxati, Cioè, non sono maxati come me, quindi chiaramente non hanno questa gran vita, tra virgolette. Comunque, a livelli bassi la vita è abbastanza poca. No, però comunque il Beryl ci sta a rompere le scatole, Beryl, devo dire la verità, ci sta a rompere le scatole. Mannaggia, raga, prima che pollata ho fatto con la ulti. Ci penserò per tutto il video, io già lo so. Già lo so e ci penserò per tutto il video. Mannaggia, oh. Ho proprio miscliccato. Volevo tirare un colpo al Cordelius e venire giù con la ulti. E invece con la ulti sono andato addosso al Cordelius. Va bene. Andiamo alla prossima. Tra l'altro avevamo anche la missione da fare con Dominio. Quali modalità potrebbero essere buone per un brawler del genere? Probabilmente proprio a Raffa, forse a Raffa Gemme parecchio. Ricercati non lo so, perché comunque devi prendere dei rischi. Abbiamo contro prende tre degli ultimi brawler usciti, cioè Charlie, Angelo e Melody. E dove sta io? Mid? Ah, pure qua abbiamo qualche altro scioppone come me, Abbiamo qualche scioppone come me qui. A parte pure Angelo. Ah no, Angelo però non è maxato, dai. Angelo, raga, l'ho sbloccato anche col mio account no jamming, cioè, quindi, per dirvi. Quindi, insomma, vabbè. Tra l'altro, a questo punto arriveranno anche dei nuovi video con l'account no jamming. Allora, vediamo un po'. Ah, raga, ma io ho tripla ulti anche qui. È tipo... prendi la palla. Io posso fare così... raga! Ma che mi stai dicendo? È vero, cioè tu ti puoi tirare la palla, vai con la ulti, ti tira la palla, vai con la ulti e tiri pure sempre con la ulti. Ma no, ragazzi, in football è sbroccata come cosa. Ma non ci avevo neanche pensato, mi è venuto in mente così. Ho detto, oddio, ma c'ha tre ulti, ma le posso usare tutte e tre per tirare la palla? E sì che lo puoi fare. No, ragazzi, è clamorosa come cosa. Cioè, è assurda, è veramente assurda come cosa. Vabbè, teniamocelo a mente, andiamo ad annientamento. Anche se annientamento non è che mi faccia impazzire, Annientamento non è che mi faccia impazzire. Va bene, vediamo un po'. Raga, Angelo in sta mappa è devastante, che sia annientamento, ricercati o quello che è. Va bene. A parte ce l'abbiamo anche noi. Kit sta fermo. Ti pareva? Subito una bella killetta, si sono beccati. Ok. Ah, raga, allora, diciamo che il Mortis non lo va neanche a soffrire più di tanto, però, Cioè, io hitto con le note, banalmente... hitto con le note e me ne vado. Cioè, il Mortis non mi fa quasi paura. Cioè, la ulti, se lui mi pusha così, me la carico prima che mi riesca ad uccidere. Mortis totalmente counterato dalla melodia, Certo, però senza... no, ragazzi, cioè, sta cosa della ulti è veramente fortissima. No,
No, raga, giustamente c'era l'acqua, sono andato addosso all'acqua. Ok. Ma non stiamo giocando male, eh. Secondo me la stiamo sfruttando abbastanza bene. Non sono così scarsi gli avversari, anzi. Ok. Raga, ti fai tutto il campo. Ti fai tutto il campo con questa ulti. Davvero incredibile. Mamma mia, cioè mi sono rifatto il Mortis. Raga, me li sono rifatti lì con le note. Cioè io non sono mai morto in una lobby comunque. Ho fatto 8 kill io senza morire. Cioè così in scioltezza, proprio senza alcun tipo di problema. E ripeto, non era una lobby proprio contro i bot. Attenzione, eh. E sono comunque le prime partite che ci faccio con Melody. Quindi voglio dire, e di sicuro non sono un pro player io, ecco. Quindi anche questa cosa va tenuta a mente. Ok ragazzi, abbiamo una leggenda. Che è leggende quello, mi sembra. Sì, mi sa che è tipo leggenda. Tra l'altro, raga, io per fine stagione, che abbiamo quasi finito la stagione delle ranked. No, Angelo. Vabbè. Oh mio Dio. Ok. Mamma mia, signori. Ok. Ok, raga, ho dovuto giocare un po' più così. Aia. Non so se c'è il gadget per sparare attraverso i muri. Allora, occhio. E Leon soprattutto, dobbiamo stare attenti. Una nota l'abbiamo ricaricata. Certo, il momento in cui non ha le note diventa complicato, eh. Soprattutto contro quelli che si tengono così a distanza. Aia. Aiaiaia, è diventato invisibile il Leon. Eccolo lì, ragazzi. Raga, qua ho fatto caricare io troppo la ulti a Leon, purtroppo. Ho fatto caricare troppo facilmente la ulti a Leon. Però peccato. No, vai sì. Oh mio Dio. Dove va il buon angelo? No, è il coso. Raga, c'è il Leon invisibile che è andato da qualche parte, eh. Ma non ci posso... raga, mi ha killato praticamente. Quanto toglie il veleno di Angelo. Sto quasi morto. Benissimo. Ok. Ok. Raga. No, c'ha il veleno. C'ho il veleno, raga. Però per fortuna mi ha hittato senza il colpo troppo carico. No, raga, ma di nuovo il coso. Ma ha giocato tutti i cosi adesso, ha giocato tutti i cloni adesso, ce l'aveva tutti, non ne aveva usato neanche uno, madonna. Molto difficile sta partita, molto difficile, perché gli avversari erano bravi, il Leon era molto forte, l'angelo nostro non ci ha dato di sicuro una gran mano, purtroppo, ma va bene lo stesso. Andiamo avanti, ricominciamo con sopravvivenza. In sopravvivenza continuiamo a beccare i bot. Sarebbe quasi da sfruttare sopravvivenza finché ci continua a far vincere. A vincere, oddio. Cioè, comunque devo... In caso devo vincere. Ma anche quando hitto le casse mi carica le note, eh? Anche quando hitto le casse, raga? No, aspettate un attimo. Sta cosa la devo subito andare a vedere. Cioè, allora, scusate, c'ho 0 note. No, raga, sta cosa allora in sopravvivenza è sbroccata. Ma è sbroccata, ragazzi, come cosa? Cioè, è devastante come situazione, raga. No, non scherziamo, eh? No, è devastante, ragazzi. Cioè, anche con le casse dei power up. Ok, utilizzo il gadget. Ragazzi, capirai, una volta che ho tutti questi power up, le note tolgono tantissimo, ma non scherziamo. Oh mio Dio, mo pure coi muri funzionano. Coi muri mi sa di no. Però avrebbe fatto ridere. Cioè, mamma mia, raga, ma che stai scherzando? Ma che scherziamo? Pure con le casse. Non so se sia un bug, sinceramente, però a questo punto non penso. Allora, star drop, signori. Raro, vabbè, punti energia. Ci può stare. Andiamo avanti. Raga, vabbè, ho ristartato. Ok, però una partita normale. Partita normale, signori. E c'è uno di leggende, ragazzi. Comunque, prima stavo a dire che nei prossimi giorni dobbiamo fare le ultime scalate per leggende. Ci sta. Ah, io in realtà lo sto aspettando semplicemente per prendere le note. Ah, te ne vai così, eh?
Quindi lo conosci bene, lo conosci. Attenzione. Tanto un gadget, raga, mi sono sentito di utilizzarlo già, perché se avessi fatto parecchi danni a quel Lank sarebbe stato buonissimo per noi, eh. E noi siamo più veloci di Hank. Ok. Cioè no, raga, ho pushato un Hank così a tu... Cioè, ragazzi... Oh, ma... No, raga! No, oddio! No, ma che l'ho hittato io pure a quello lì giù? Oh mio Dio, raga, pensavo di averlo killato io, quell'altro invece se l'ha killato l'angelo. No, ragazzi, cioè, se può pushare così un Hank... Vabbè che Hank, diciamo, non è proprio il top dei brawler attualmente, eh. Attualmente non è proprio il top del top dei brawler, se proprio dobbiamo dirla tutta. Però, insomma, è comunque un tank che da vicino dovrebbe fare la differenza rispetto magari a una Melody. Anche se, ripeto, anche Melody ormai c'ha delle buone caratteristiche anche da vicino, eh. Non c'ha tutta sta vita, però... Allora, gli altri che cosa stanno facendo, quindi? C'è la Willow che sta aspettando qua, oppure no? Ok. Raga, io non ho note. Non ho la ulti, non ho nulla. Ok. No, raga, però la Willow c'ha la ulti adesso. Adesso che arriva anche la tempesta, la Willow ne può approfittare con la ultima maledizione. Infatti anche l'angelo si è un po' allontanato. Stiamo attenti, ragazzi, stiamo attenti. Pure l'angelo se non è andato a camperare tutto a destra, probabilmente. Tanto adesso si chiuderà tutto. Io cercherò di rimanere più camperato possibile. Meno male Will ha spiegato la ulti su di lui. Però non se ne deve caricare un'altra. Non se ne deve caricare un'altra. Il bro ha capito che non ce l'avrebbe fatta. Grandissimo Salvatore, perché almeno si è preso lui i colpi di Willow e mi ha permesso di vincere la partita. Perfetto. Allora, abbiamo beccato anche, vabbè, il premio delle 32.400 coppe. E adesso, che prima mi sono dimenticato, cambiamo la modalità. Andiamo in arrappagemme. Ok, raga, ufficiale, le partite sono tornate ad essere un po' normali. Attenzione, abbiamo un Grom leggenda con noi, eh. Attenzione, signori. Attenzione. Allora, buon un attimo. Quell'Otis lo andiamo a hittare un po' così. Aia. Oh, raga, c'è un Sam abbastanza cattivo. Allora, con Otis dobbiamo stare attenti. Non so se adesso... Ok, sì. Ok, sì. Vado bello cattivo. Ok. C'è il Sam qui. No, sta di qua. Ok, tutte le monete che sto... Tutte le note che sto caricando. No, il Grom è morto. Raga, devo stare attento al Sam più che altro. Bravissimo lo Spike, però qua c'è sempre il Sam. Lo Spike lo dovrebbe provare a levare. Però ci stavano pushando tutti qui in base. Ok, io tolgo l'Otis. No, non posso usare nulla per scappare. Meno male che il semino non mi ha preso. Raga, ma che lo lasciate così il Sam? Mamma mia, meno male. Mamma mia. Aspettate, vado a prendere io le gemme. Andiamo dietro, Cla Ultra. Andiamo indietro, va. Ok. Vieni, andiamo indietro. Anzi, sapete che c'è? Vado a prendere tutte le gemme che posso, così almeno sto più tranquillo, ce l'ho io e può succedere tutto quello che vi pare. Let's go! Sì, dai, una Raffa Gemme è davvero un ottimo brawler, ma io non vedo l'ora di riprovarla in football, ragazzi. In football è davvero divertente, rischia davvero di diventare una roba troppo divertente. Rapina, è vero, perché c'è stato il cambio mappa, il cambio modalità, e vediamo se Rapina si può usare. Devo essere sincero, ragazzi... Non penso che in rapina possa essere una buona idea. Cioè, tu praticamente dovresti arrivare sotto cassa utilizzando il gadget con le... con tante cose. Con... Aspetta però, aspetta. Ok. Ok. No, ragazzi. Cioè, con la ulti tu praticamente scappi dagli avversari. Vai verso la cassa. No, ragazzi. Cioè, non ha senso sta cosa, eh. Non ha senso sta cosa, raga. Perché poi con la cassa giustamente si torna a caricare altre... Se ne torna a caricare altre di note, raga. Mamma mia, ragazzi.
Madonna santa. Il problema è che io ho già usato quasi tutti i gadget e stiamo anche perdendo. Raga, io più di così non lo so se potevo fare, sinceramente. Cioè, sinceramente, più di così non lo so. Dai, dai raga, possiamo fare molto più danno noi. Dai raga, let's go. Madonna ragazzi, no, anche in rapina è devastante. Certo, in una partita un po' più competitiva, dove gli avversari stanno un po' più attenti e sono un po' più forti, non lo so. Però in queste lobby, un po' random, un po' a caso, decisamente fa la differenza. Mi permettete di fare almeno 2-3 partite in football? No raga, la voglio utilizzare troppo in football. Cioè sinceramente penso che quella roba della ulti sia una cosa troppo comoda e troppo divertente, anzi più che comoda. Madonna quante leggende stiamo beccando. Questo è un segno, tocca raggiungere leggende nei prossimi giorni con qualche video. Beh, oh madonna, l'angelo come ho preso subito. Allora, ok, aia, ok, avevo un po' ittato, almeno ho tirato un po' avanti la palla, ma in realtà non è servita a tanto, speravo di caricare anche la ulti e poter fare lo scatto, vi dico la verità. Madonna raga, che tiro che stava per fare il Chuck. Ragazzi, no raga, cioè, rompe totalmente il sistema sta cosa, raga. Ma di che stiamo parlando? Oh mio Dio, no ragazzi, cioè, è devastante sta cosa. E tu prendi la palla e con la ulti vai a far gol. Poi in una mappa così aperta funziona ancora meglio, se proprio devo dirla tutta, In una mappa così aperta, ragazzi, la questione qui funziona molto meglio. Ok. Mamma mia. Vabbè, qua me l'hanno passata da dietro. Però ragazzi, è davvero qualcosa di clamoroso. È qualcosa di clamoroso, signori. Mamma mia. Comunque stiamo beccando un sacco di melodie anche contro. È la prima volta, raga, che mi succede di beccare così tante volte contro il brawler che è uscito, tra virgolette, in anteprima con una mega offerta. Tra l'altro anche molto costosa, Mamma mia, bel gol ragazzi, lì all'angolino, bravissimo il mio compagno. In questo caso non ho fatto in tempo, eccolo, vedete? Anche lei ci ha provato, Non so perché non abbia tirato, tutti quindi ci stanno a fare sta cosa di melodie, Angelo, passa sta palla però, Angelo. Vabbè, niente, lui è proprio un bomber, ha fatto il bomber e quindi ci sta che abbia segnato. Però non sono riuscito ad utilizzare la mia ulti. Va bene, andiamo avanti. Continuiamo in football, ragazzi, perché è troppo divertente, io ve lo dico. E infatti, di nuovo, abbiamo una melodia nuovamente contro, ragazzi. Cioè, print in football sta andando troppo melodie. Ma secondo me perché tutti si sono accorti di sta cosa che sto a fare pure io, Ma per forza. Ah no, buoni un attimo. Ash, mi puoi pure ittà, Che magari mi libero. Ok. Raga, mi ha fatto fuori. Dovevo recuperare più vita invece di star lì a colpire. Però vabbè, ci sta perché almeno Ash ha mantenuto lì la situazione abbastanza stabile. Ok. Allora. Mi sa che la melodia avversaria si è caricata la ulti, Sì. Sì, raga. Eccola che è partita. Ok. No raga, giustamente c'è la Charlie. Mamma, questo è gol da bomber però, Questo è un gran bel gol da bomber perché vedete raga, ma è troppo. Mamma mia raga, c'è qua anche l'avversario, l'ha fatto perfetto allo start, L'ha fatta allo start, boom boom, gol. Sì, mica sei melodì, compagno mio, mi dispiace. Oh mio Dio. Allora, uso il gadget. Ragazzi, vedete, di là mo pure la melodia sta ripartendo. Guarda come ha fatto gol.
Cioè, veramente queste partite in football si risolvono semplicemente a chi c'ha la melodica e la sa usa meglio. O meglio, chi carica più ulti. Perché io, ragazzi, sono riuscito a caricarmi pochissime ulti. Qua invece noi avevamo l'Ash che gliela faceva caricare ogni mezzo secondo. Io contro invece c'avevo Coso, quell'altro che non si faceva mai hittare. Chuck. E poi c'era Charlie che mi hittava da lontano, quindi pure lei giustamente non mi si faceva hittare. Ma quanti Ash e Charlie ci sono? Perché mi è capitata una lobby di bot? Attenzione. Lobby di bot, attenzione, let's go, e si va a far gol. Mamma mia, ragazzi, è tanta roba sta cosa. È veramente... boh, era tanto e non si vedeva una meccanica del genere, eh. Era veramente tanto e non si vedeva una meccanica del genere che spaccasse proprio totalmente il gioco, perché così è veramente spaccarlo. Ebbene sì, stiamo rimanendo in football, ragazzi. Finché non riesco a fare un paio di giocate che mi aggradano con questa ulti, io continuo in football, raga. Ma io penso vi stiate divertendo anche voi a vederla sta cosa, eh. Penso e spero. Andiamo con le monete, mamma sì. Ma perché ogni tanto viene da chiamarle monete? Sono note. Note. Gigi, sono note. Ah, volevo farla passare in mezzo, ragazzi, non ce l'ho fatta. Volevo fare come quello che ci ha fatto la giocata di prima, che è passato proprio così in mezzo. Però l'abbiamo ricaricata, eh. Attenzione, abbiamo ricaricata la ulti. Allora, vediamo un po' qui Angelo che cosa vuole fare. Che volevi fare, Angelo? Non l'ho capito. Allora, facciamo una cosa. No, raga, non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta, ragazzi. Peccato. Volevo fare così col battimuro, ma non ce l'ho fatta. Vabbè, comunque voglio provare a fare un po' di cose così, ragazzi. Voglio farne un po'. Ok, ragazzi. Charlie, Pearl ed RT. Ma finché non c'è una... Oddio, no, però Charlie, fermi. Charlie ci countera con quella maledettissima ulti, eh. Charlie ci rende veramente molto difficile la vita. Devo essere sincero, è vero. Però ho caricato la ulti, raga. Raga, ce l'ho fatta! Cioè, prendi palla avanti e pedalare con... No, ragazzi! Ce la stavo per fare di nuovo. Vabbè, non dovevo usare la ulti. Dovevo tirarla col colpo normale e poi andare a sfruttare più scatti. Mannaggia, raga. Questi quando li faccio fuori io? Ragazzi. Effettivamente se mi pushano così... Ah, però sblocco le note hittandoli. Sblocco le note. Ma bro, ma che vuoi da me? Cioè, nel senso, letteralmente vi ho carriato il primo gol. Non state facendo nulla. Te la prendi pure? Cioè, io non lo so, ragazzi. Se la prende anche con me il signorino. Va bene, bro. Guardalo. Va bene. Allora, vediamo un po' se riusciamo a farla qualche giocata. Vediamo un po' se riusciamo a fare qualche giocata. Ok, l'ho rittato. Ok. No, ragazzi, non sono riuscito ad angolarla abbastanza. Qua ho sbagliato, Qua ho proprio sbagliato. Qui ho toppato proprio. Non ce l'ho fatta a pararla. Mannaggia la miseria. L'ho toppato io la giocata. Ragazzi miei, di nuovo una lobby di bot. Vabbè. Allora, vediamo un po'. Ma possiamo prenderla per allenarci effettivamente questa partita. Cioè, se io faccio così, comunque mi tiro la palla avanti. Beh sì, forse conviene non utilizzare la ulti per tirare la palla, ma più che altro la tiri avanti con un colpo normale e poi utilizzi la ulti per scattare e basta. Sì, probabilmente ci sta di più, ragazzi. Ci sta di più come cosa. Niente, raga, perdonatemi se mi sono fognato con Brawl, con Football, però dovevo andare così. No, ragazzi, tre long però. Tre long, tra l'altro, sembrano anche molto bravi, perché noi abbiamo uno a diamante e loro hanno uno a leggende. Questa cosa non mi sembra alquanto giusta, alquanto corretta. Beh, che siamo comunque a giocarsela nei trofei, non è che siamo nelle leghe, però... Allora, c'ho la ulti, ragazzi. C'ho la ulti! Palo pieno, però mi riprendo la palla. Mi riprendo la palla e la butto dentro. Mannaggia, raga, che palo che ho preso. Questa era una bella giocata, Questa è una bella giocata, perché effettivamente loro, anche se sono long e va bene, Non mi fanno tutto sto danno. Ma quando l'ha tirata avanti la palla? Se no ero riuscito a farla la giocata adesso.
C'ero riuscito, regà. Mannaggia la miseria, mannaggia. Vabbè, ok. Però siamo stati migliori, tra l'altro, eh. Ma che è quello che si chiama Gigi Versus? Ma in che senso lo si chiama Gigi Versus? Con le bandiere italiane, tra l'altro. Va bene, vediamo un po'. Allora, attenzione. Tra l'altro, no, c'hanno una melodia loro, devo stare attento. Tra l'altro ha già hittato da morire, perché c'ha già tre note. Maledetta, c'ha già la ulti. E vedete che pure lei, pure lei, pure lei, ragazzi. Però c'ha altre abilità stellari e altri gadget, eh. C'ha altre abilità. Usa la ulti, Feng. Ok, mannaggia, mannaggia, mannaggia. Però adesso ce l'ho anch'io la ulti, eh. Quindi attenzione. Attenzione. Ok. No, raga, ma perché mi prendono sempre la palla per un millimetro? Non riesco mai ad allargarmela bene. No, no, ragazzi, avete fatto caricare la ultima melodia, è finita. Totalmente finita. Questa quante altre ulti c'ha? Meno male l'ho parata, avevo capito che la voleva incrociare. Mannaggia, qua se avessi avuto la ultima ne andavo sulla fascia. Manco Mbappé. Attenzione. Attenzione. Ok, adesso ce l'ho la ulti. Ce l'ho adesso la ulti. Se passava, ragazzi. Se fosse passata quella palla. Il gol del secolo. Allora, vediamo un po'. Attenzione. Dove? Ok, la palla. Oddio. Sono tutti in porta? Ah, peccato. Sì, erano tutti in porta. Allora, ho usato un attimino il gadget. No, raga. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, ragazzi. Quando prende e parte così, non la fermi. Quando prendi e parte così non la fermi. Maledizione. Allora, fermi tu. Bravissimo, Feng. Oddio, però ci sei morto. Come è successo? Niente, ci sono morto anch'io. Bravo, Feng, tirala via, tirala via. Ah, vabbè. Ok, ha fatto sì, forse è stato pure... No, non è stato meglio per niente. Ma, stavo andando di là per pararla. Stavo andando di là per pararla. Raga, sono riuscito ad allargarla. Mannaggia, ci stavo riuscendo meglio prima, che l'avevo appena iniziato ad utilizzare Melody, piuttosto che adesso. Ma com'è sta storia, oh? Ma com'è sta storia? No, raga, manca troppo poco. Fermi tutti. Manca pochissimo, raga. Manca pochissimo. No! Mamma mia, se avessi fatto questo gol allo scadere sarebbe stato clamoroso. Sarebbe stato davvero clamoroso. Dai, ragazzi, proviamo le ultime due. Proviamo le ultime due e poi continuiamo con il nostro giro, eh. Promesso che poi continuiamo con il nostro giro. Ok, di nuovo bot probabilmente di là. Allora, vediamo un attimino. Vediamo il Buster. E viene subito bello cattivo. Stranamente. Ok, me ne vado. Vabbè. Poi ce l'avrei fatta anche tranquillamente contro degli avversari normali, però io, giustamente, contro di questi non ci godo neanche. Non ci godo neanche, ragazzi, a farlo contro di loro. Non ci godo neanche. Dai, dai, facciamo l'ultima in football. Oddio, in realtà non so se sia l'ultima, perché comunque ci mancano ancora poco più di 20 minuti. E magari facciamo in tempo a rifare il giro, eh. Facciamo in tempo a rifare il giro e ricapitiamo nuovamente in football. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. È un problema, Ems, perché se ci via ci fa davvero male. Tiriamo avanti la palla. Il corvo da dietro non ci voleva. Non ci... La perla è proprio andata bella aggressiva, eh. Ok. Ok, con le note ce la dovrei fare. Ok, raga. Ok, ragazzi, ok, ragazzi, qui si inizia già a ragionare. Volevo fare il triangolo con me stesso, ma l'abbiamo buttata dentro, va bene lo stesso. Ok. Ci ha dato la palla, il ringhio. Ok, ragazzi, ce l'ho di nuovo. Ce l'ho di nuovo e si entra. Via, perfetto, alla grande. Ok, ragazzi, dai, andiamo avanti, andiamo avanti. Oh, comunque siamo quasi a 200 coppe, eh. Mica male, perché poi stiamo facendo tutte partite molto brevi. Quindi stiamo scalando più velocemente, perché? Perché comunque a coppe basse, quando perdi, perdi poche coppe. Quando vinci, soprattutto se fai le vittorie di fila con i bonus, te ne fai una marea. Quindi ormai a coppe basse, più fai partite veloci, e meglio è da questo punto di vista. E la miseria, e la miseria, un'altra leggenda di là, ma che cos'è sta storia? Che cos'è sta... Ma che poi, tra l'altro, vorrei davvero saperlo se effettivamente il rank nei classici
nelle classiche partite va a dare un senso al matchmaking, eh? Non so se magari il rank comunque va a fare anche il matchmaking, perché effettivamente, raga, stiamo beccando quasi sempre gente più o meno dei nostri rank. Perfetto. Quindi miti, diamanti molto vicini ai miti e cose di questo tipo. No, sto recuperando ancora la vita, attenzione. No, 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 Angelo, state buono. Aia, aia, aia. Bravissimo. Bravissimo. Vabbè, raga, mi becco il coso del Cordelius. Aia, sta botta non ci voleva. Mamma mia, Kit come supporto è davvero tanta roba, eh. Davvero tanta roba. Ok, moneta presa. Raga, io vado avanti con le monete. Uso anche il gadget. Ok, ok, va benissimo, raga. Va bene. Cioè, nel senso, ci sono morto, ma ci siamo portati a casa diverse kill, quindi va benissimo. Siamo 9-3, raga, quindi penso che... Ecco, Kit fa la kill lì. Bravissimo. Come ha fatto a prenderla lì giù? Forse era un po' too much la distanza, ma va bene lo stesso. Me la prendo assolutamente la vittoria. Via. Ok, ragazzi. Ma in realtà piace di più il nostro team. Però di là Doug potrebbe essere un problema, effettivamente. Ciao, bro. Ciao, ciaone. Ciaone. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Ok. Il Chuck già si è messo qui con il segnale per treno. Bravissimo il Mico. Mamma mia, il Mico, ragazzi, è sempre rotto di scatole. Dai, 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 dai. Perfetto, raga. Qua mi sono preso un bel rischio, eh. Però devo dire che ci stava. No, l'abbiamo proprio devastati, raga. L'abbiamo proprio devastati. Va bene. Comunque ho visto che quando ricomincia il round mi toglie la ulti, sostanzialmente. Però ci sta, eh. Ci sta, effettivamente, raga. Ci sta. Oh, raga, ma ha usato il gadget? No, non me l'aveva attivato. Mamma mia, ragazzi. L'abbiamo proprio devastati. Ve l'avevo detto che il mio team mi piaceva di più. Però di là c'era appunto la leggenda. Dico, non lo so, non lo so. Va bene, quindi che io ho fatto? Torniamo in sopravvivenza, che comunque ci aveva già sorpreso prima, eh. Ora che siamo proprio diventati dei pro player di Melody, sarà ancora più facile, vero? Non lo so, eh. Non lo so. Però sta cosa delle note sulle box, regà, è tanta roba. È veramente tanta, ma tanta roba, raga. Raga, perché ho usato il gadget? Se non avevo la ulti? Non lo so, raga. Ho usato il gadget per mettergli paura, va bene. Ma tutti con Angelo sta... Ma poi perché tutti a me state a sparare? Maledetti! Ah, maledetti! Se ve pio. Guarda pure la Charlie, che pur di far zittare dall'altro Angelo, viene a tentare la hit su di me. Che è un po' maledetta. Maledetta. Maledetta un'altra volta. Ma guardate questa. Allora, è un po' così. Ah, proprio così. La gente sta avendo paura di venire al centro. Va bene. Quindi io questi power up me li faccio molto volentieri con le mie aia. No, no, bro. No, no, bro. Non collaboro con nessuno. Ok. Ok, mi porto a casa anche quest'angelo. Ok, me la dovevo tenere forse quest'altro. Me lo devo tenere quest'altro colpo di ulti, eh. Certo, le note ti spottano però nei cespugli, eh. Questo va detto con grande chiarezza. No! Raga, c'aveva il gadget. C'aveva il gadget. C'aveva il gadget e l'ha vinta alla fine la Macy. Quel kit maledetto ci ha rovinato la partita. Quel kit maledetto alla fine l'ha vinta la Macy. Ma pensate. Oh, siamo andati a prendere anche un altro premio. Le monete. Let's go. Andiamo avanti con Arraffa Gemme. In Arraffa Gemme, ragazzi, prima ci siamo beccati purtroppo una delusione abbastanza grande, eh. Prima ci siamo beccati una delusione abbastanza grande. Quindi vediamo di non fare gli stessi errori di prima. Non mi sclicchiamo, anche se io ce la metto sempre tutta a non mi sclicchiare, però non sempre detto che io ce la possa fare. Allora, Boni, stiamo attenti. Ok, ci allontaniamo. Ok, va bene, va bene, va bene. Ah, ok, Angelo di là. Stavo per dire, chi ce l'ha le altre gemme? Non avevo visto Angelo di là. Ah sì, stiamo facendo bene a chiuderli in realtà. Mamma mia, qui l'abbiamo evitato per un soffio.
Bravo il Cordelius. Forse la ulti l'avrei tenuta, visto che tanto ormai l'avevamo chiuso in 3. Però va bene. Ok. Occhio però a non far caricare troppo la ulti alla Willow, perché è letteralmente l'unica cosa che ormai ci può far perdere. Ok. Ok ragazzi, devo dire che ci stiamo prendendo un pochino la mano. E confermo il fatto che sia veramente forte, eh? Cioè, è un po' particolare da usare. Devi rischiartela. In alcune situazioni, ragazzi, te la devi rischiare, però tante volte ripaga, eh? Non so in competitive, dove ci sono molti più 1v1 e non c'è proprio questo agglomerato di player nello stesso punto, quanto possa funzionare. Però devo dire la verità, ragazzi, per ora mi ci sto trovando davvero molto bene. Manca circa un quarto d'ora, ragazzi. E ci andiamo a fare un'altra bella rapina. E tra poco si ritorna in foot brawl per la mia gioia. Vediamo, raga, in rapina se riusciamo a fare quello che abbiamo fatto prima, ovvero carriare i nostri compagni. Allora, vediamo che succede. La Pearl con la Mandy potrebbero essere due belle rotture di scatole, eh? Soprattutto se la Pearl mi inizia subito a prendere di mira così. Aia, la Mandy. Tosta. E raga, cioè, io adesso con la ulti potrei già andare lì. Peccato, ripeto, con la Mandy che ci fa davvero tanto danno, ma soprattutto la Pearl. Però abbiamo fatto parecchi danni, ripeto, eh. E continuano a farli comunque i miei compagni, quindi va benissimo. È il fratellone là di Larry, grande Lowry. Grande rispetto. Raga, ho dovuto riutilizzare il gadget per gestire un attimino questa situazione. Devo dire che ci siamo, ragazzi. No, raga, devo dire che sì, assolutamente, assolutamente devastante, raga. Cioè, io poi posso anche provare a riscappare con la ulti ora, perché l'avevo già sprecato il colpo, però, cioè, mamma mia, ragazzi, che roba. Poi qui ci hanno aiutato anche i nostri compagni, erano bravi i nostri compagni, però lei rimane davvero devastante. Penso sia uno dei giochi per un'ora in cui stiamo facendo più trofei, perché le partite stanno durando veramente poco, sia quelle che perdo in realtà che anche quelle che vinciamo. Ah sì, comunque appunto siamo tornati in foot brawl, signori. Attenzione, ragazzi. Ok, di là c'è il Mortis che già ho detto più volte, counteriamo. Ciao ragazzi, mi raccomando, non facciamo brutta figura. No, sbagliato, ragazzi. Ho sbagliatissimo. Volevo fare quella sorridente. Volevo assolutamente fare quella sorridente, raga. Perdonatemi. Ok, qua carichiamo la ulti. Ok, e qui si va a segnare, perfetto. Ragazzi, perdonatemi, non volevo fare la... Qual è piagneva? Allora. Me la lasciano così, signori! Me la lasciano così, si sono proprio aperte le acque! Io sono andato giù dritto come un treno a far gol! Non si fa così contro Melody, eh? Vediamo se vogliono continuare, vai! Continuiamo a giocare con questi due player, che probabilmente ci hanno riconosciuto a questo punto, perché ora erano contenti e sta con una Melody maxata, o non ne ho la più pallida idea. Johnson e Lufinax. Allora, occhio, perché de là c'è sta Leon, che abbiamo visto che ci dà veramente fastidio, eh? Però, ragazzi, dopo questa quitto a prescindere, perché sennò diventa praticamente un giocare con la squadra. Quindi, ma che abbiamo riconosciuto? Ci hanno riconosciuto pure questi altri avversari? Ce la stanno a lasciare? Non l'ho capito. No, giocano. Allora, attenzione. Attenzione un cavolo. Ci hanno spaccato anche se Leon non stava giocando, raga, perché io mi sono fissato a giocare con la ulti. Oddio, madonna, la stava per parare l'angelo. Johnson con una giocata sopraffina la stava per parare. Allora, il Leon in realtà ce la vuole regalare, ma neanche troppo, perché adesso se la sta giocando. Il Leon Matiz in realtà fino a un certo punto, perché insomma se la sta giocando. Ok, però ha fatto parecchi danni al Doug, bravissimo Johnson. Lola sta zonando il Colt. Io ho la ulti, ragazzi. Quindi se in poco riuscite... Attenzione. Vai, Lufinax. Vai. Vai. No, ci ha fermato sto maledetto. Mannaggia la miseria. Ma perché gliel'ho tirata addosso?
Raga, mi faccio prendere troppo dall'ansia e prendo e vado avanti. No, raga. No, dai, non posso quittare con loro dopo che abbiamo perso. Non posso quittare con loro dopo che abbiamo perso. Se vogliono continuare. Se vogliono continuare, non lo so. Però mi dispiace lasciarli dopo una sconfitta. Tra l'altro lì appunto una pollata l'ho fatta pure io. Anche se gli avversari erano abbastanza bravi. Poi, Dag, ragazzi, con sta cavolo di abilità è davvero devastante. Va bene, va bene, va bene, va bene. Vediamo un pochettino. Vediamo un pochettino che succede. Vediamo un pochettino che cosa succede in questo game. Raga, Larry... Oh, raga, anche se li hanno nerfati, Larry e Lowry continuano a rompere le scatole. Mamma mia, se continuano a rompere le scatole. C'ho la ulti. Però il Cordelius penso mi uccida. No, in realtà no. Ok, raga, recupero la vita. Mamma mia! Mamma mia, neanche Mbappé! Mamma mia, neanche Mbappé! Parte sulla fascia, non la ferma più nessuno, me lo di... Mamma mia, ragazzi, che figata. Troppo, è proprio divertente, ragazzi. Cioè, non è solo il discorso è forte, vinci, ok. Cioè, è proprio divertente. Cioè, ovviamente non per... No, non ti potevo passare la pasta. Sì, la pasta. La palla, Luminax, che qua mi stavano a bloccare i colpi. Maledetto. No. No! L'avevo pure killato. L'avevo pure preso. No, dai, ragazzi, ci facciamo recuperare per un'altra volta. Non ci facciamo recuperare un'altra volta. Dai, ragazzi. Non ci facciamo recuperare un'altra volta. Allora, c'ho la ulti. C'ho la ulti. C'ho la ulti. No, ci ha bloccato Cordelius, maledetto. Se no era un altro gran bel... Una gran bella giocata era questa. Era una gran bella giocata. No, raga, ma che mi ha ritolto? La ulti anche adesso? Perché mi ha ritolto la ulti anche adesso? Ok. Ciao Cordelius. No! No! Godo, godo, godo lo stesso. Lo volevo trollare, mi ha bloccato perché... Come ha caricato la ulti col gadget? Che cosa ha fatto? Oppure hittandomi, giustamente mi stava per bloccare. No, godo perché stava a far toxic il bro. Godo perché stava facendo il toxic. Comunque un salutone ai nostri due amiconi con cui abbiamo scalato un bel po'. Ma andiamo avanti ragazzi, perché se no poi mi riblocco in football e se no non andiamo più avanti. Godo ragazzi, mamma mia, per un attimo ho detto l'ho fatta la figuraccia della vita, stavo per quittare il video, lo ricominciamo anche se siamo quasi alla fine, eh. Le figuracce no. Ma lo sapete perché non ho voluto segnare? Che gli volevo proprio risultare in faccia a quel maledetto che mi ha iniziato a spinnare e fare. Che poi, raga, se ci fate caso, non li commento mai quelli che mi fanno i toxic contro. Ma non perché cerco di evitarli, perché cerco di rimanere calmo per i video, ma perché ve lo giuro, non mi fanno né caldo né freddo. Se c'è una sensazione che mi fanno provare, è la pena. Cioè, vi giuro, mi fanno pena quelli che si divertono a fare i toxic o su Brawl, su Fortnite, su tutti i giochi. Dico, vabbè, se non ti diverti giocando il gioco, ma ti diverti facendo il toxic contro gli avversari, provo un po' di pena per te, perché insomma ci sarebbero tanti altri modi con cui divertirsi, però va bene. Però poi provo una goduria nel riutilizzare il tossicismo contro di loro. E se lo so. La vendetta, ragazzi, la vendetta. La vendetta. C'è poco da fare. C'è poco da fare con la vendetta. C'è poco da fare. Che poi, vabbè, raga, cioè parliamo una vendetta su Brawl Stars o su Fortnite, eh? Cioè non è che stiamo a parlare di una vendetta che chissà che faccio. Però è una goduria. Comunque, raga, 1v1 abbiamo bombato il Leon. Vi giuro, questo qui l'ho voluto pushare solo per vedere che cosa succedeva. Poi, ovviamente, l'angelo mi ha fatto un 3000 di danno clamoroso. Raga, però sto facendo caricare la ulti alla Willow. Diciamo che non sono proprio io che devo tenermi la Willow. Ma il problema è che nessuno di noi riesce a tenersi la Willow. Perché Eugi qui mi sa che non ha il gadget per hittare dietro i muri di angelo. Perché sennò se lo dovrebbe prendere lui. Però ragazzi, cioè, Eugi, cioè nel senso, se lì ci sta il gadget del Leon, no? Non mi sembra un'ottima idea avvicinarsi alla zona dell'invisibilità degli avversari. No, raga, comunque ci zonano proprio. Ma la Willow è il problema, eh. La Willow effettivamente non se la può tenere nessuno di noi. Ecco, diciamo che la Mandy non avrebbe dovuto sprecare questa ulti, perché era una delle nostre poche occasioni per tirare avanti. Siamo in vantaggio, comunque. Però Mandy, ma non facciamo caricare però la ulti a gratis a Leon, però. Ti ho detto proprio sinceramente, non mi sembra un'ottima idea. Ho capito che se stai ferma c'hai il colpo più forte, più lungo, quello che ti pare. Però sinceramente, bro, nel senso, io ti voglio bene, però qua gliela stai a regalare. Cioè, se non ti venivo aiuta io, gliela avevi proprio regalata. Allora, perché non ho usato il gadget? Perché non mi ha usato il gadget prima?
avrei ucciso la Willow in mezzo secondo e andavo sul Leon subito dopo. Dai! Signorina Mandy, non mi sia ferma! Cioè, io capisco tutto, le abilità dei brawler vanno sfruttate, eccetera, ma vanno sfruttate con cognizione di causa. Il Leon c'ha la ulti ogni 2 secondi, comunque. E siamo 3 long, praticamente. O comunque a me il Leon non è che mi sta stettando così tanto. Oddio, prima sì, prima ha mettato lui perché lo stavo a pushare. Raga, no, ragazzi, è 2 contro 1, ok? Questa ce l'ha proprio regalata. Ok, raga. Ragazzi, non vi fate killare, raga. Non vi fate killare. Oddio, grande Eugi! Ha vinto l'uno contro uno contro quell'angelo. Bravissimo. Mamma mia, che partita proprio. Che partita, ragazzi. Via. Ah, tra l'altro avevamo fatto pure la maestria della signorina Melody. 1000 monete che non fanno mai male. Attenzione. Che io, ragazzi. Attenzione che io. Mancano poco più di poco meno di 5 minuti. Quindi direi di fare che io. E poi facciamo l'ultima in anzi, facciamo l'ultima in sopravvivenza. E poi l'ultimissima in football. Ve la butto lì. L'ultima la volevo chiudere in football. Con una sconfitta. Che io faccia schifo, che io riesca a vincere, non me ne frega niente. Quella sarà l'ultima. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Maisie mi ha fatto caricare subito 2 colpi. Vado di gadget, perché qui nei cespugli c'è st'angelo. Raga, non ci credo, non siamo riusciti a prenderlo. E non sono riuscito a scappare. Però abbiamo bombato Angelo e messo one shot Maisie. Angelo, ragazzi, c'ha il gadget. Drittare attraverso. Vai, vai, ringhio. Ringhio, ma perché devi far sprecare i gadget ad Angelo? Cioè, se lui andava bello dritto, il ringhio ce la faceva. Allora, vediamo un po'. Bravissimi, bravissimi, bravissimi. Vabbè, il ringhio ho detto, vabbè, siamo 2 contro 1, non me la rischio, effettivamente. Ci poteva anche stare come ragionamento. Bravissimo il nostro Angelo. Se ci sta, però ci sta, va bene. Quindi sono tutti e 2 lì, eh. No, bro. Ah, vabbè, ma perché è una Willow. Ah, maledetta Willow. E sta andando de moda. Bravissimo. Aia, non la devo prendere sta hit, bravissimo. Vabbè, niente, gli sto regalando hit gratis. Si sta caricando la ulti questa. Vieni, vieni. Ringhio, siamo 2 contro 1, perché non mi vieni a aiutare? Chiudila da lì, c'hai pure i rimbalzini, cioè che te ce vuole? Dai, no? Cioè, era proprio facile, bravissimi. Detto questo, ragazzi, appunto, andiamo in football e poi ci andiamo appunto a giocare l'ultima in football. Obiettivo... le 300 coppe con Melody. Ce ne mancano 9. Ce la possiamo fare. Però le dobbiamo vincere. Oddio, dobbiamo arrivare almeno tra i primi 4-5 e poi vincerla in football. Vediamo se ce la facciamo, ragazzi. Tosta, raga. Guardate quanti long. Ci sta anche un Dug. Anche un Buzz, in realtà, che spero non abbia l'overdrive, perché sennò è un po' un macello. Ok. Speriamo che non ci sia nessuno nei cespugli. Perfetto. Ok, con le note. Perfetto, perfetto, perfetto. Chi sta stettando di là? Angelo. No, raga, allora non mi vado a mettere in questo panino maledetto. Oh, questo maledetto panino. Uno spike di là. Ma guardate questa. Ma dai! Sì, vabbè. No, c'ha il gadget, raga, mi sta anche dietro. Mamma mia, meno male. Dai un po'. Okay. Oh. Okay, sta usando veramente tutta l'artiglieria che ha su di me. Ma non so se ci sia ancora lo spike qui. Ok. Guarda, raga, che io non ho ancora hittato un brawler, quindi non sto caricando la ulti. Perché con la ulti, sennò questa, raga, me la pushavo mezz'ora fa, ve lo giuro. Sta facendo impazzire. No, raga, cioè... mamma mia. Ma perché ce l'avete con me? Perché ce l'avete con me? Guarda quello spike maledetto. Meno male che la Mandy ha finito i gadget. Dai, spike! Guardalo! Godo. Siamo arrivati quinti almeno. Almeno siamo arrivati quinti. Stavo dicendo godo perché hanno ucciso un altro brawler prima di me. Va bene, avevo detto quarti o quinti. Quindi, 1+3, siamo a 2,94. Una vittoria in football ci permetterebbe di arrivare appunto alle 300. E tra l'altro siamo proprio precisi, ragazzi. Perché a 5 ore e 15 non potevo più startare di sopravvivenza. E siamo a 5 ore e 17. Ok, ragazzi, bel Doug e Otis. E noi siamo con RT e Mandy. Ok, va bene. Cerchiamo di caricare la ulti il prima possibile. O comunque di vincere, che è la cosa davvero importante. Questi si sono già piazzati nelle lane. Questi già stanno a fare sul serio, eh.
Questi già stanno facendo sul serio. Questi stanno già facendo sul serio. Mamma mia. Oh, me l'ha passata l'RT, grandissimo. Ce l'ho la ulti adesso ancora. Sì che ce l'ho. Ah, regà, ma perché la passo addosso agli avversari? Perché vado addosso agli avversari? Maledizione. Ci ho riprovato, ma purtroppo niente. Niente da fare. Vedete, sono morto e l'ha ricominciata la ulti, non me l'ha ridata. E abbiamo chiuso una vittoria. Va bene, ragazzi. 305 coppe, quindi ci siamo beccati i bling. Forse il gioco per un'ora più proficuo di tutti. È vero che abbiamo iniziato già a 41 coppe, ma di solito anche altri brawler l'abbiamo iniziati che avevano già un po' di trofei, quindi tanta tanta roba. Vi ricordo il codice creatore GGYT tutto attaccato nello shop di Brawl Stars, fondamentale per supportarmi. Ogni settimana scade anche in tutti gli altri giochi Supercell. Iscrivetevi al canale se ancora non si è fatto per non perdere tutti i prossimi contenuti. Lasciando un bel mi piace per supportare questi gioco per un'ora e consigliatemi con chi fare il prossimo. Per me è tutto, ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzuoli!